Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano e questa è un'altra settimana per la gloria di Dio e per la nostra crescita spirituale di Leggiamo la Bibbia insieme. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, noi siamo qui per leggere la parola di Dio ed è un grande piacere. Abbiamo incominciato dal libro della Genesi la prima settimana di gennaio e noi oggi, nel 24 di maggio, siamo qui per leggere ancora una volta la parola di Dio. Abbiamo incominciato da pochi giorni il libro di Giosuè, questa conquista della terra promessa. Quindi noi andiamo questa mattina a leggere la parola di Dio. Giosuè capitolo 8 e capitolo 9. Continueremo durante tutta questa settimana leggendo questo libro molto importante, questo tempo di conquista, di battaglie, tempo di difficoltà, tempo di ascoltare l'istruzione di Dio e di metterla in pratica. Quindi Giosuè capitolo 8, parola del Signore. Poi il Signore disse a Giosuè: non temere e non ti sgomentare. Prendi con te tutta la gente di guerra, alzati e sali contro Ai. Guarda, io do in tua mano il re di Ai, il suo popolo, la sua città, il suo paese. Tu tratterai Ai e il suo re come hai trattato Gerico e il suo re. Ne prenderete per voi soltanto il bottino e il bestiame. Tendi un'imboscata dietro la città. Giosuè dunque con tutta la gente di guerra si alzò per salire contro Ai. Egli scelse 30.000 uomini valenti e prodi e li fece partire di notte. E diede loro quest'ordine: tenderete un'imboscata dietro la città, non allontanatevi troppo dalla città e siate tutti pronti. E io e tutto il popolo che è con me ci accosteremo alla città e quando essi usciranno contro di noi come la prima volta ci metteremo in fuga davanti a loro. Essi ci inseguiranno finché noi li avremo attirati lontano dalla città perché diranno: essi fuggono dinanzi a noi come la prima volta e noi fuggiremo davanti a loro. Voi allora uscirete dall'imboscata, vi impadronirete della città, il Signore, il vostro Dio, la darà in mano vostra. E quando avrete preso la città, la incenderete, farete come ha detto il Signore. Badate bene, questo è l'ordine che io vi do. Così Giosuè li mandò. E quelli andarono al luogo dell'imboscata e si fermarono fra Betel e Ai, a occidente di Ai. Ma Giosuè rimase quella notte in mezzo al popolo. La mattina presto si alzò, passò in rassegna il popolo e salì contro Ai. Egli con gli anziani di Israele alla testa del popolo. E tutta la gente di guerra che era con lui salì, si avvicinò, giunse di fronte alla città e si accampò a nord di Ai. Tra lui e Ai c'era una valle. Giosuè prese circa 50.000 uomini, con i quali tese un'imboscata fra Betel e Ai, a occidente della città. Il popolo sistemò tutto l'accampamento a nord della città e tese l'imboscata a occidente della città. Ma Giosuè, durante quella notte, si spinse avanti in mezzo alla valle. Quando il re di Ai vide questo, la gente della città si alzò in fretta di buon mattino e il re e tutto il suo popolo uscirono contro Israele per dargli battaglia al punto convenuto, al principio della pianura, perché il re non sapeva che c'era un'imboscata contro di lui dietro la città. Allora Giosuè e tutto Israele, fingendosi battuti da quelli che si misero in fuga verso il deserto. E tutto il popolo che era nella città fu chiamato a raccolta per inseguirli. E inseguirono Giosuè e furono attirati lontano dalla città. Non ci fu uomo in Ai e in Betel che non uscisse dietro a Israele. Lasciarono la città aperta e inseguirono Israele. Allora il Signore disse a Giosuè: «Stendi la mano verso Ai, la lancia che hai in mano,
perché io sto per dare Ai in tuo potere. E Giosuè stese verso la città la lancia che aveva in mano. E subito, non appena ebbe steso la mano, gli uomini dell'imboscata uscirono dal luogo dove erano, entrarono di corsa nella città, la presero e si affrettarono ad appiccarvi il fuoco. E la gente di Ai, voltandosi indietro, guardò e vide che il fumo della città saliva al cielo, e non vi fu per loro alcuna possibilità di fuggire né da parte dell'altra, perché il popolo che fuggiva verso il deserto si era voltato contro quelli che lo inseguivano. Giosuè e tutto Israele, vedendo che quelli dell'imboscata avevano preso la città e che il fumo saliva dalla città, tornarono indietro, batterono la gente di Ai. Anche gli altri uscirono dalla città contro di loro, così che gli uomini di Ai furono presi in mezzo da Israele, avendo gli uni di qua e gli altri di là. E Israele li batté in modo che non ne rimase né superstite né fuggiasco. Ma i re di Ai lo presero vivo e lo portarono da Giosuè. Quando Israele ebbe finito di uccidere tutti gli abitanti di Ai nella campagna, nel deserto, dove quelli che l'avevano inseguito, e tutti furono caduti sotto i colpi della spada finché non ne rimasero più, tutto Israele tornò verso Ai e la mise a fil di spada. Tutti quelli che caddero in quel giorno fra uomini e donne furono 12.000, vale a dire tutta la gente di Ai. Giosuè non ritirò la mano che aveva stesa con la lancia finché non ebbe sterminato tutti gli abitanti di Ai. Israele prese per sé soltanto il bestiame e il bottino di quella città, secondo l'ordine che il Signore aveva dato a Giosuè. Giosuè incendiò dunque Ai e la ridusse per sempre in un mucchio di rovine come è ancora oggi. Quanto al re di Ai, la pese a un albero e ve le lasciò fino a sera, ma al tramonto del sole Giosuè ordinò che il cadavere fosse calato dall'albero e lo gettarono all'ingresso della porta della città e gli ammassarono sopra un gran mucchio di pietre che rimase ancora al giorno d'oggi. Allora Giosuè costruì un altare al Signore Dio di Israele sul monte Ebal. Come Mosè, servo del Signore, aveva ordinato ai figli di Israele, e come sta scritto nel libro della legge di Mosè, un altare di pietre intatte sulle quali nessun ferro è passato. E i figli di Israele offrirono su di esso olocausti al Signore e fecero sacrifici di riconoscenza. E là, su delle pietre, Giosuè scrisse una copia della legge che Mosè aveva scritta in presenza dei figli di Israele. Tutto Israele, i suoi anziani, i suoi ufficiali, i suoi giudici stavano in piedi ai due lati dell'arca, di fronte ai sacerdoti levitici che portavano l'arca del patto del Signore. Gli stranieri come gli israeliti di nascita, metà dal lato del monte Garazin, metà dal lato del monte Ebal, come Mosè, servo del Signore, aveva da prima ordinato che si benedicesse il popolo di Israele. Dopo questo Giosuè lesse tutte le parole della legge, le benedizioni e le maledizioni, secondo tutto ciò che è scritto nel libro della legge. Non vi fu una parola di tutto ciò che Mosè aveva comandato che Giosuè non leggesse in presenza di tutta la comunità di Israele, delle donne, dei bambini e degli stranieri che camminavano in mezzo a loro. Giosuè capitolo 9. Tutti i re che erano di là, qual dal Giordano, nella regione montuosa, nella pianura e lungo tutta la costa del Mar Grande di fronte al Libano, l'Itita, l'Amorreo, il Cananeo, il Feriseo, l'Iveo, il Jebuseo udirono queste cose e si adunarono tutti assieme di comune accordo per muovere guerra a Giosuè e ad Israele. Gli abitanti di Gabaon, dal canto loro, quando ebbero udito ciò che Giosuè aveva fatto a Gerico e ad Adai, agirono con astuzia. Partirono provvisti di viveri, caricarono sui loro asini dei sacchi vecchi e dei vecchi otri da vino, vecchi e ricuciti. Si misero ai piedi calzari vecchi e
rappezzati e dei vecchi abiti addosso, e tutto il pane di cui si erano provvisti era duro e sbriciolato. Andarono da Giosuè all'accampamento di Gilgal e dissero a lui e alla gente di Israele: «Noi veniamo da un paese lontano, fate dunque alleanza con noi». La gente di Israele rispose a questi ivei: «Forse voi abitate in mezzo a noi, come dunque faremo alleanza con voi?» Ma quelli dissero a Giosuè: «Noi siamo tuoi servi». E Giosuè a loro: «Chi siete e da dove venite?» Quelli gli risposero: «I tuoi servi vengono da un paese molto lontano, attratti dalla fama del Signore tuo Dio, poiché abbiamo sentito parlare di Lui, di tutto quello che ha fatto in Egitto e tutto quello che ha fatto ai due re degli Amorei di là dal Giordano, a Sicon, al re di Chesbon, e ad Og, re di Basan, che abitava ad Astarot. I nostri anziani e tutti gli abitanti del nostro paese ci hanno detto: prendete con voi delle provviste per il viaggio, andate loro incontro e dite: noi siamo vostri servi, fate dunque alleanza con noi. Ecco il nostro pane, lo prendiamo caldo dalle nostre case come provvista. Il giorno che partimo per venire da voi, e ora eccolo duro e sbriciolato. E questi sono gli otri da vino che riempimo, tutti nuovi, ed eccoli rotti, e questi i nostri abiti e i nostri calzari, che si sono logorati per il cammino molto lungo». Allora la gente di Israele prese delle loro provviste e non consultò il Signore. Quindi attenzione qua: la gente di Israele prese le loro provviste e non consultò il Signore. Giosuè fece pace con loro e stabilì con loro un patto per il quale avrebbe lasciato loro la vita. E i capi della comunità lo giurarono loro. Ma tre giorni dopo che ebbero stabilito questo patto, seppero che quelli erano loro vicini e abitavano in mezzo a loro. Infatti i figli di Israele partirono e giunsero alle loro città il terzo giorno. Le loro città erano Gabaon, Kefira, Beerot e Kiriat Leraim. Ma i figli di Israele non li uccisero a causa del giuramento che i capi della comunità avevano fatto loro nel nome del Signore Dio di Israele. Però tutta la comunità mormorò contro i capi, e tutti i capi dissero all'intera comunità: «Noi abbiamo giurato loro nel nome del Signore Dio di Israele, perciò non li possiamo toccare. Ecco quel che faremo loro: li lasceremo in vita per non attirarci addosso l'ira del Signore a causa del giuramento che abbiamo fatto loro». E i capi dissero dunque: «Essi vivranno», ma quelli furono semplici spaccalegna e portatori di acqua per tutta la comunità, come i capi avevano loro detto. Giosuè dunque li chiamò e li parlò loro così: «Perché ci avete ingannati dicendo: stiamo molto lontano da voi, mentre abitate in mezzo a noi? Or dunque siete maledetti, e voi non cesserete mai di essere schiavi, spaccalegna e portatori di acqua per la casa del mio Dio». E quelli risposero a Giosuè e dissero: «Era stato espressamente riferito ai tuoi servi che il tuo Dio, il Signore, aveva ordinato al tuo servo Mosè di darvi tutto il paese e di sterminarne davanti a voi tutti gli abitanti. E noi, per causa vostra, siamo stati in gran timore per le nostre vite e abbiamo fatto questo. E ora eccoci qui nelle nostre mani, trattaci come ti pare. Nelle tue mani trattaci come ti pare che sia bene e giusto di fare». Giosuè li trattò dunque così: li liberò dalle mani dei figli di Israele perché questi non li uccidessero, ma in quel giorno li destinò a essere spaccalegna e portatori di acqua per la comunità e per l'altare del Signore, nel luogo che il Signore si sarebbe scelto, ed è ciò che fanno ancora al giorno di oggi. Parola del Signore. Allora, mio caro amico e amica, noi abbiamo letto Giosuè,
capitolo 8 e versetto 9. Io ti aspetto domani con la grazia di Dio affinché noi possiamo continuare a leggere la parola del Signore. Sicuramente il Signore benedirà la nostra vita e io prego che il Signore possa riempire il mio cuore e il tuo cuore sempre di più con la parola del Signore. Ti ricordo inoltre che tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7 del mattino, Alba Nuova, Potenza nella preghiera, sempre su questo canale o anche nelle piattaforme di Facebook. Dio ti benedica nel nome di Gesù.